Bitcoin in allerta, il post elezioni americane, quello che succederà nei prossimi mesi, è un'opportunità per quanto riguarda i mercati delle cripto, oppure si può generare un panico, oppure siamo andati in eccesso di rialzo. Nei giorni scorsi Bitcoin si è chiuso in una barra di congestione che è anche abbastanza volatile, con su e giù di pochi punti percentuali, che comunque indicano che c'è fermento, c'è ancora tensione all'interno di questo mercato, ma la fuoriuscita da uno di questi due punti ci darà una direzionalità nei prossimi giorni che potrebbe essere rigorosamente importante e anche abbastanza volatile. Analisi tecnica e analisi ciclica ci portano un'informazione rilevante in questo contesto, che può essere anche definita come un edge che possiamo avere proprio nei confronti del mercato, e ne parliamo in questo video. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video Bitcoin Monday, con quello che è l'attuale situazione di Bitcoin, chiuso appunto tra questi due pilastri, diciamo così, queste due zone, che non riesce a superare il massimo della zona del 13 novembre, ma questo è anche un fattore positivo per gli amanti della ciclica. Questo lo dico in maniera molto chiara: lancio della moneta in questa giornata che ci dice che si va su. Vabbè ragazzi, allora sarà così, lo vedremo nei prossimi giorni, però in effetti da un punto di vista di analisi tecnica e ciclica volevo darvi delle informazioni che secondo me sono molto 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 rilevanti. Prima di andare avanti però due cose: continua la promo di Bybit, $500 in position airdrop dal link che vi lascio in descrizione, che sta andando benissimo, e ragazzi potete registrarvi lì, ma oggi parte la seconda settimana con il nostro airdrop, quello legato alla settimana, al mese del Black Friday, e cioè i $250 di Real Airdrop per chi si registra dal link in descrizione, e vale da lunedì a lunedì alle ore 18, e poi l'estrazione per la prima volta che avverrà dell'UID vincitore. Io già lo conosco perché ho fatto estrarre l'UID all'intelligenza artificiale, a ChatGPT, ragazzi, ho pubblicato l'elenco, gli ho detto estrailo a sorte, e verrà pubblicato tra pochi minuti alla fine di questa registrazione sul mio canale Telegram, gratuito il canale, trovate il link in descrizione. Ci sarà l'ID del vincitore che può leggere se appunto è il suo, e può comunicarci il tutto via mail, chiaramente, per ricevere il premio $250 di giveaway. Seconda settimana inizia oggi, saranno 4 in tutto ragazzi, quindi mi raccomando, non perdete questa occasione. Tra pochi minuti la pubblicazione del UID del vincitore di $250 di airdrop, che può farci un po' quello che vuole. Da link in descrizione per partecipare alla secondo step. Allora, prima di andare avanti ragazzi, andrei a leggere quelli che sono le news del giorno e della settimana. In particolar modo domani c'è la questione della tassa di inflazione del Banca Centrale dell'Europa, diciamo, che dovrebbe essere in linea con il precedente, il 2%, quindi in linea in generale. Non ci sono grandi dati, secondo me, che possono muovere il mercato, creare quelle che possono essere delle fluttuazioni importanti. Diciamo che secondo me andiamo verso il periodo della pre-natalizio, tra pochi giorni ce ne accorgeremo. Richieste di disoccupazione che comunque sono in linea con i precedenti, non ci sono i dati sulla recessione, non c'è nulla di importante questa settimana. Secondo me la volatilità non arriverà dai dati di mercato. MicroStrategy compra ancora 51.000 bitcoin tra l'11 e il 17 novembre, portando un prezzo medio di carico, portando diciamo questo acquisto a un prezzo medio di carico di $88.000 ragazzi per singola unità, e portando in totale il suo possesso di bitcoin a 321.000 bitcoin per un valore di circa 30 miliardi dai prezzi attuali. Allora, bisognerebbe comprendere in effetti questo tipo di acquisti ragazzi, ancora una volta quasi 51.780 bitcoin, pari a circa 4 miliardi e mezzo di acquisti ragazzi. A queste cifre significa
che MicroStrategy si aspetta che da questi prezzi andrà a guadagnare in modo importante, tanto da investire cifre sbalorditive, ragazzi, ok? Istituzionali che entrano in maniera massiccia, MicroStrategy l'ha sempre fatto, però ragazzi, mamma mia, che botta questo tipo di atteggiamento da parte di Michael Saylor, che comunque è da sempre che fa questo tipo di strategia, ma veramente resta incredibile una cosa del genere. L'atteggiamento di Bitcoin chiaramente non si evolve con questi acquisti, perché non avvengono in versione spot, cioè non è che vengono acquistati a mercato, no? Vengono comprati da OTC e vengono comprati da chi li vende in maniera massiccia, ci si accorda sul prezzo e poi avviene lo scambio, e quindi questo non impatta sul mercato in maniera consistente. Però in ogni caso gli acquisti ci sono, quindi in un modo o nell'altro chi vende anche OTC deve comunque poi ricomprarsi Bitcoin lui, fare una scorta nuova, eccetera. Probabilmente molti sono i miner che magari ne hanno in quantità, eccetera. Atteggiamenti veramente importanti in questo contesto. Allora, parliamo adesso di volatilità di Bitcoin e l'analisi della volatilità di questi ultimi giorni. Andiamo a fare una cosa, vorrei inserire proprio questo, considerare, diciamo, questo che è il nostro indicatore di volatilità, quello che mi piace più di tutti, leverage through range, e questo indicatore di volatilità la dice lunga, no, sulla questione degli ultimi giorni di novembre, dove la volatilità di Bitcoin è esplosa in termini ovviamente di candele daily, anche per la oscillazione che ha avuto, ed è una delle più alte degli ultimi periodi, perché la più alta era avvenuta a marzo del 2024, è costantemente in crescita dai minimi del gennaio 2023. La volatilità è, ha un trend, ovviamente questa è una volatilità calcolata sul daily, però ha un trend decisamente crescente. L'ultimo picco, quello reale di volatilità, era avvenuto in questo punto, cioè sui disastri di maggio 2021, quando era avvenuto in pratica il crash, il primo crash della bolla del 2021 in questa zona. Se non erro era la questione legata a Terra Luna, se non sbaglio, quindi in quella fase lì, e poi c'è stata la ripresa per fare l'ultimo pump, e da allora siamo arrivati a livelli di volatilità che sul daily sono ritornati molto alti. Fino a gennaio del 2024, infatti, la volatilità era abbastanza bassa su Bitcoin, ma poi ha avuto diversi impatti. Allora, prima la questione di gennaio-marzo, dove siamo andati ad approvare gli ETF su Bitcoin, e adesso questa nuova impennata di volatilità. Ancora i picchi sono lontano, però è consistente anche il concetto del trend, perché qui, se andate a guardare in maniera molto chiara, c'è un trend di volatilità rialzista, nonostante, e questo è scioccante, i prezzi di Bitcoin sono molto alti. Quindi, nonostante prezzi alti, noi abbiamo volatilità in aumento. Questo significa che c'è un grande fermento intorno a Bitcoin, e di questa cosa bisognerà prenderne atto, che è una cosa importante. Guardiamo, prima di fare l'analisi l'analisi tecnica del mercato. Allora, il minimo della giornata del 14 novembre è un minimo interessante che sta tentando di dare slancio a una nuova fase rialzista che teoricamente deve avere un obiettivo, cioè quello di fare nuovi massimi storici, andare in pratica a distruggere questo livello di massimo intorno ai 93.500, rompere i 94.000 e spingere direttamente, secondo me, a $100.000. Questa cosa può essere e può avvenire entro la fine del mese di novembre. Fatemelo sapere nei commenti voi cosa pensate. Entro la fine del mese di novembre saremo a $100.000 per quanto riguarda Bitcoin, e quindi le previsioni
che abbiamo fatto, diciamo, un po' in tutti quegli anni, quelle ovviamente iperrose, saranno positive sì o no? Cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti, ragazzi, facciamo un po' di sondaggi. Allora, il livello secondo me attuale da battere sono i $94,000 e da $94,000 ai 100,000, che sicuramente faranno una resistenza di natura psicologica, c'è solo il 7% circa delle oscillazioni. Un 7% che è consistente, ma che non è una gran cifra per Bitcoin, che può essere realizzato appunto sulla fase di breakout degli eventuali $94,000 e schizzare proprio con grande tranquillità. In sostanza, quello che vi sto dicendo è che dal mio punto di vista il raggiungimento di $100,000 per quanto riguarda Bitcoin entro la fine di novembre o eventuali prima di dicembre, la prima decade di dicembre, è cosa abbastanza semplice ed è nelle corde di Bitcoin. L'unica cosa che potrebbe modificare questo scenario è intanto il mancato superamento di quota $94,000. Quindi, se questo non avviene nell'arco di qualche giorno, entro mercoledì, secondo me, di questa settimana, bisognerà iniziare a preoccuparsi. Altra cosa è la perdita di questo livello di supporto, $86,000. Quindi anche questa fascia di supporto, se persa, non fa crollare Bitcoin, perché poi avremo un altro livello di supporto, che è questa zona qui come primo livello, 83-84 come zona, e poi successivamente abbiamo un mega super supporto in questa fascia di prezzo intorno agli $80,000, che comunque già presuppone un ribasso notevole dagli attuali prezzi, quindi sarebbe una cosa negativa. Sicuramente il breakout di quota 86,5-86 sposterebbe la possibilità di raggiungere secondo me i $100,000 a breve. Se Bitcoin vorrà andare a fare questo target entro l'anno 2024, lo farà nell'immediato, entro pochissimi giorni, e non aspetterà più di tanto. Secondo me non ricaricherà le batterie, ecco, se vuole andare su quei livelli. Quali sono i livelli di barra di congestione? Questa giornata di oggi, per esempio, con una chiusura intorno in questo momento 91,3, sta cercando di battere la chiusura daily come massimo storico, che era stata 91,070. Abbiamo questo come massimo in shadow, ma la chiusura più alta è avvenuta il 15 di novembre, e in ogni caso la giornata di oggi già sta tentando di fare questo rialzo al di sopra dei $91,100. Resta comunque una barra di congestione, tra le altre cose è anche significativa questa barra di congestione, perché non è del tutto in barra Bitcoin, ha un laterale rialzista un pochino sporco, un pochino tirato, che non fa muovere, ma in pratica è come se la pendenza di questo rialzo, che era ad ascensore, si stia livellando a una pendenza più naturale, no? Quindi come se stia cambiando pendenza. Andiamo all'analisi ciclica, che invece è veramente interessante, perché non abbiamo ancora un'idea molto chiara, secondo me, se da qui è iniziato un nuovo ciclo mensile 4 novembre del 2024, oppure anche questo minimo potrebbe essere considerato un nuovo mensile. È un po', secondo me, arduo, no? Andare a considerare questo come chiusura del ciclo mensile, in quanto, è vero, a livello di giorni saremmo comunque in zona 35, ad oggi siamo a 39, secondo me siamo un po' troppo avanti, a meno di ribassi, insomma, immediati, velocissimi, entro massimo domani, insomma 40 giorni, non so, non la vedo fattibile una chiusura del mensile da qui. Quindi o ha chiuso in questo punto, oppure ha chiuso in questo punto il 14 di novembre. In realtà non c'è modo di sapere questa cosa. La versione con dei cicli a 25 e un altro ciclo intorno a 25-30, secondo me è la più comune, e indicherebbe a questo punto che su questo minimo è iniziato un nuovo trimestrale. E questo è anche significativo di alcune cosette, come ad esempio la possibilità che l'annuale sia iniziato ad agosto, allora a questo punto abbia fatto un primo trimestrale di strutturato in questo modo. A me continua a non piacere questo minimo di agosto, mi piace di più quello di settembre, ma lasciamo, diciamo, correre, tanto comunque alla fine questo mese sarà da recuperare alla fine la chiusura di questo ciclo, e purtroppo ce lo porteremo dietro, e c'è poco da fare. Al momento, per
però mi garba ragionare in utilizzando cicli più corti del mensile, perché non avendo tanta chiarezza su queste strutture cicliche è meglio utilizzare questi cicli intermedi che Bitcoin sta strutturando di circa 10-12 giorni, quindi ipotizzando anche che questo ciclo sia da 12 giorni, sembra un ciclo che può fare un hype ancora fino a quando? Fino alla chiusura di questa settimana, venerdì, sabato di questa settimana, per poi andare appunto a chiudere magari questo ciclo e poi fare il successivo. Se ovviamente questo ciclo sarà rialzista, allora non c'è scampo, secondo me, o il ciclo mensile è stato chiuso qui, cosa poi che diventerebbe molto probabile, o qui con un minimino di bassa entità, che comunque è realizzabile. Però ovviamente io preferisco in questo caso, essendoci tanta confusione, andare a ragionare su questi cicli da 2 settimane circa. Cosa ne pensate voi? Tanti amici che fanno la ciclica anche da ormai negli ultimi anni, scrivetelo nei commenti un po' il punto di vista, è bellissimo confrontarci insieme, magari perché no, diamo un valore anche a tutta la community, ragazzi. Quindi mi raccomando, scrivete anche il vostro punto di vista sulla questione ciclica mensile. Ora, in ogni caso, se il mensile è iniziato qui oppure se il mensile è iniziato qui, questa fase può ancora fare massimi e non ci sono problemi, non ci sono vincoli di nessun tipo. Anzi, se il mensile dovesse essere iniziato qui, che qui andiamo a salire, praticamente diventa molto più probabile. Se il mensile è iniziato lì, diventa un po' più stretto a livello tempistico, siamo intorno ai 14 giorni, ma fino a 20-22 giorni si può salire con tranquillità, senza alcun problema. Quindi in linea di massima, e il vantaggio che abbiamo, diciamo, in questo momento dall'analisi ciclica e dall'analisi tecnica, ci dice questa cosa: la continuazione di questo rialzo è possibile, è nelle corde di Bitcoin. Non ci sono vincoli, c'è anche una questione legata ai cicli inversi, per chi gli piacciono i cicli inversi, che porta l'idea che se effettivamente il massimo di questa settimana sarà superiore ai $94,000, con grande probabilità spingeremo appunto intorno ai 100,000, e si confà, diciamo così, si sta perfettamente anche nella ciclica inversa questa cosa qui, anzi ancora meglio per la struttura ciclica inversa. Quindi 10k, 9k e mezzo di possibile gain di Bitcoin nei prossimi giorni. Sì o no? Cosa ne pensate anche voi? Ci sono tante strategie che si possono utilizzare, mi raccomando, anche su questo, ragazzi, fate formazione, iscrivetevi ai corsi eventuali, leggete libri o anche ai gruppi che usano le strategie. Pianificazione, no consigli finanziari e non improvvisazione, è quello il vantaggio come sempre. Allora, mi raccomando, sul mio canale Telegram l'estrazione del vincitore del giveaway Alt Season Altcoin 2020 25 di questa settimana, lo pubblico tra pochissimo. Noi ci rivediamo nel prossimo video, buon inizio settimana.